Buonasera da Roberta Feliziani e bentornati a questo appuntamento in diretta con Rotocalco 264. Allora comincio subito col presentarvi l'ospite di questa sera. Salutiamo l'onorevole Chiara Colosimo, consigliere della Regione Lazio nella Commissione Sanità, la prima e la settima. Grazie onorevole per essere con Grazie noi. Grazie a voi dell'invito, buonasera. E poi nel corso della trasmissione avremo dei collegamenti. Allora io vorrei subito partire, onorevole Colosimo, sul fatto che la nostra regione Lazio risulta di colore giallo, il che vorrebbe dire la meno a rischio di tutte le altre regioni. Siamo in pochi ad avere questo colore, però a parte il fatto che i tamponi sono stati fatti a tappeto e continuano ad essere fatti a tappeto nella nostra regione, però la situazione ospedaliera della regione Lazio sta Esplodendo io chiederei a Federico di mandare l'immagine per esempio dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove all'interno eccolo qua se riusciamo magari ad avvicinare di più Federico questo è il quadro del, eccolo qua, del pronto soccorso letti accatastati persone in contatto una con l'altra dove voglio dire la tutela Covid diventa un sogno perché sono tutti accatastati, non si sa chi è positivo e chi non è positivo. Persone anziane, vestite, eh, cose che pendono dai letti, cioè una cosa veramente impressionante. E questo è il Sant'Ugenio. Poi andiamo all'ospedale Campus Biomedico che ha fatto l'inaugurazione qualche mese fa. Del pronto soccorso Chiusa. e cosa succede? Diventa centro covid, 100 Chiusa. posti letto, chiude il pronto soccorso per i posti covid. Al Policlinico Umberto I, 500 posti letto covid. Allora, la situazione è assolutamente impressionante per chi si azzarda a stare male in queste ore. Che dice Onorevole Colosimo? Come mai noi risultiamo giallini perché da questo colore dovremmo essere rosso fuoco? Sì. Ci sono due diversi indicatori che danno i colori. L'indicatore della Regione Lazio è un indicatore che per una questione di numeri rispetto ai tamponi fatti è rimasta in un'area che, che la, ieri il Ministro ha dichiarato di rischio moderato. Mm. In realtà il problema della Regione Lazio non è, e questo si vede dai numeri, il numero di contagi Covid, ma è la rete ospedaliera per l'appunto. Eh, quella che avete giustamente fatto vedere è quella che purtroppo ci racconta di decenni di commissariamento. Noi abbiamo avuto e abbiamo tuttora, nonostante la riorganizzazione della rete Covid, un problema sui ricoveri, abbiamo un problema sulla gestione degli accessi al pronto soccorso e abbiamo una uh, gestione sicuramente di ritardi su questa famosa riorganizzazione della rete. Un po' qualcuno dice perché eh, la seconda ondata è arrivata prima del previsto e quindi ha colto tutti impreparati o cose. Un po' la verità, ed è oggettiva, è che il Lazio ha pochissimi posti letto. A questi pochissimi posti letto si aggiunge il ritardo e si aggiunge un altro problema, cioè che gli ospedali non erano organizzati con i due famosi percorsi, che è quello che Eccolo facevate lì, vedere. Abbiamo prima. visto con la foto che dei giornali in tempo, il percorso è uno. Perciò... Quello che è fondamentale invece, e che purtroppo si sa dall'inizio della pandemia, è proprio la differenziazione dei percorsi di accesso a pronto soccorso, cioè quello Covid e non Covid. Eh. Io ho visto e ho ricevuto decine di foto in cui i due percorsi vengono stanziati con due cartellini sopra Covid e non Covid come se il virus si fermasse È sulla certo. linea che fa abbastanza ridere diciamo, abbastanza per sì. non piangere ecco. eh, infatti nelle scorse settimane più e più volte ho dovuto denunciare per esempio al San Camillo eh, eh, di eh, commistione tra pazienti positivi e pazienti negativi, I pazienti che se ne sono accorti una volta arrivati al reparto quindi che hanno passato magari la notte con un eh, positivo ed erano entrati come negativi. Questo è diciamo secondo me il problema principale della regione Lazio che invece come giustamente eh, eh, si diceva sul numero di tamponi ne ha sempre fatti moltissimi Tanti, sì. sia perché lo Spallanzani è un'eccellenza e quindi su questa fase ha molto spinto sia perché ha iniziato prima diciamo della seconda ondata a causa dei famosi rientri della Sardegna ma la, la lente di ingrandimento che possiamo aprire sulla rete ospedaliera del Lazio è drammatica e ci mette davanti a una gestione scellerata dell'ultimo periodo. Che oggi bisogna per forza andare a rimettere mano. Perché noi ora abbiamo eh, tanti posti letto quanti ne servono, anzi, ne abbiamo anche di più per il Covid. Ma abbiamo dovuto spostare tutto quello che non era urgente. Questo vuol dire che se io eh, avevo un intervento programmato non lo farò. Motivo per cui il presidente Zingaretti e l'assessore D'Amato hanno annunciato in pompa magna che eh, nei prossimi mesi, gra grazie a degli accordi con i privati, eh, recupereranno le liste d'attesa. Ma eh, sono liste d'attesa che già prima erano impossibili. Io racconto sempre di questa persona che poi è un mio amico, che è un rappresentante di un'associazione. Eh, che eh, si occupa eh, di malati di SLA, che ha questa carrozzina mm. enorme che, per cui alle volte non riesce nemmeno ad accedere al pronto soccorso, che l'anno scorso è stato chiamato per fare un banalissimo vaccino da pneumococco, cioè quello sì. che dovrebbe evitare la, la polmonite a marzo. Ah, cioè. Cioè, voglio dire, non serviva più! Dico, ma, insomma, no, vabbè, se questa no, è l'organizzazione no, della sanità nel Lazio, è evidente che al netto dei colori ci si debba preoccupare. Ecco, ma eh, onorevole Colossimo, che vedo lei è molto attenta, infatti lavora nella Commissione Sanità dove veramente c'è da gestire un mondo. Io non ho capito bene il ruolo dei privati, perché tanti soldi vengono dati alle cliniche private accreditate, ma qual è il servizio che fanno? Perché i DRG poi si lamentano, i privati prendono poco, prendono tanto, prendono questa battaglia infinita che la sento che va avanti da vent'anni, forse anche di più. Ma qual è il loro ruolo? Perché poi il cittadino se va in una clinica privata accreditata paga bei soldi. Allora, non è come andare in un ospedale. No. Eh, allora, diciamo noi, le cose come stanno. Noi dobbiamo, mh, io su, questa, su questo tema specifico cerco sempre di non essere ideologica, oh, certo. però allo stesso tempo mh, bisogna dire le cose come stanno e per cui dobbiamo dire che ci sono dei privati accreditati che fanno sanità pubblica, perché si caricano tutto quello che il pubblico non può fare, mm. E ci sono ma si contano sulle dita sono di una così, mano eh, una sola. ci sono eh. poi una serie infinita uh, di privati che invece mm. fanno business perché ecco, di questo stiamo questo parlando e io su questo devo dire che sarei molto più dura di quanto è stata anche la regione in questa fase che per esempio si è tenuta uh, dura all'inizio sui tamponi e privati e cose di questo tipo perché perché ci sono delle cose che non sono uh, uh, da mettere nel business, cioè quando si tratta di vita o di morte, non si tratta di eh, business. Eh, certo. Quando si tratta appunto di una pandemia, o tu stai nella rete e ti metti a disposizione di quella rete, a prescindere da quanto vieni rimborsato, oppure certo. tu non stai facendo salute pubblica. Eh, certo. Allora, su questa uh, linea si gioca molto, purtroppo, e alcuni giocano molto. Quegli alcuni che giocano molto credo che nel prossimo futuro dovranno tornare sulla retta via mm. perché è vero che arriveranno tantissimi soldi sulla sanità ma io voglio ben sperare che questa pandemia se proprio qualcosa ci ha insegnato è come va gestita la sanità pubblica e quindi mi auguro che le risorse maggiori vadano e tornino ad essere messe sulla sanità pubblica eh, anche perché onorevole Colosio che lei è sempre così molto chiara puntuale è disponibile mm. che è una qualità che non tutti i politici hanno è disponibile e sottolineo questo concetto, <ride> Grazie. perché è facile fare le dichiarazioni all'Ansa, alle agenzie pubbliche, no? mm, fare belle figure, e poi invece nella vita di tutti i giorni il cittadino si trova allo sbando, Purtroppo... l'abbiamo visto con i tamponi del drive-in, il drive-in funziona, non è vero perché tutti hanno visto le file di ore per andare a fare questi tamponi. Allora cosa fa l'assessore D'Amato? Mettiamo la prenotazione online così le cose saranno risolte. Che ha risolto? Le file ci stanno uguali. La stessa identica cosa di prima. Su, 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 sui drive-in io avevo fatto, e devo dire che eh, casualmente mi è stata anche accolta una proposta. Mm. Nel senso che io... Mm, dico ma come si può pensare che un genitore con un bambino autistico stia in macchina otto ore per fare ma un cioè nel senso celle, ci manca logica. proprio il ragionamento base il, il, il ragionamento del, che non base. siamo tutti uguali non, non ci possiamo sottoporre cioè, tutti allo stesso stress esattamente come non posso pensare di mandare a un drive-in a piedi in mezzo ad altre persone o sotto l'acqua un ottantenne che dovrebbe eh, cioè, essere che, la che persona che se non ce l'aveva il covid se lo prende per andare a fare il tampone per cioè, questo io avevo chiesto delle fasce riservate mm. nelle prenotazioni per le categorie fragili e anche l'attivazione dei tamponi a domicilio. Ecco, questo è proprio persone. un altro sogno onorevole colosso. Questo Colosimo. è diventato realtà Devo dire che con, con ah, o... nel Lazio è diventato in mm. realtà con mia grande sorpresa eh, con una determina che, pre che prevede il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata. Mm. Cioè, che cosa vuol dire? E purtroppo, e dico purtroppo, eh, le famiglie che hanno um, dei eh, ragazzi gravi a sì. casa e quindi hanno sì. eh, delle ore coperte da infermieri o OS, sì. diciamo i gravissimi sono solo infermieri, mentre certo, quelli certo. medi diciamo, si hanno sia OS che infermieri, hanno delle società o delle cooperative che gestiscono questo personale. Mm. Queste società e queste cooperative che gestiscono questo personale hanno visto aumentare, io non gliel'avrei aumentato, però hanno visto aumentare questo budget per mettersi a disposizione di quelle fragilità e quindi di chi viene già assistito a casa per vedersi fare un tampone a domicilio. La cosa eh, con 150.000 solleciti, eh, chi cercava di nascondere, chi diceva che non aveva visto il DGR, sta funzionando. E purtroppo non funziona per tutti. Eh. E faccio un altro esempio che forse avrete letto e, e di cui racconto perché so che il figlio ci tiene particolarmente, l'ha raccontato in diverse trasmissioni televisive, che invece un'altra proposta che avevo fatto sui tamponi che nessuno ha uh, voluto ascoltare, cioè la signora Maria Antonietta, una anziana nonnina come sì, tanti sì, di noi ne sì. hanno, vede ammalarsi il, la figlia e il genero. Sì e Di Covid. Ovviamente eh, nessuno va ad assistere questa signora in questi certo. giorni perché certo. loro non possono uscire di casa. Loro giustamente segnalano eh, al medico di famiglia della signora l'urgenza di farle un tampone visto che fino a pochi giorni prima la erano andati a trovare. La signora Maria Antonietta attende in vano 10 giorni il tampone. Attende in vano dieci giorni il tampone, l'ambulanza alla fine va a prenderla perché mm. i figli non avevano più notizie della signora, viene trasportata d'urgenza al San Camillo, purtroppo qualche giorno fa la signora Maria Antonietta è morta. Questo per dire che cosa? Che esattamente come quando io arrivo al pronto soccorso ho un codice di accesso, io devo avere un codice di accesso sui tamponi in entrata e in uscita, certo. cioè se io sono una persona anziana e per di più sintomatica devo avere la priorità. Devo entrare con un cosiddetto codice rosso, codice rosso e certo. devo uscire il tampone con un codice rosso, perché l'altra cosa che abbiamo visto nel momento del picco della seconda ondata nel Lazio è quello di settimane di attesa per ricevere il referto di risposta. A quel punto stavo settimane in isolamento e finiva la questione. All'Asle di Rieti lei l'ha visto, è nato un caso, eh, un mese che aspettavano i pazienti, alla fine sono andati tutti insieme una delegazione a chiedere all'Asle di Rieti cosa è successo. Li avevo persi. Ma se se per può questo, perdere un Se per questo possiamo anche raccontare dell'Asle Roma 5, eh, dove l'ospedale di Tivoli per settimane non inseriva i referti e quindi non si sapeva che fine facessero, perché si scopre dopo che in realtà chi li doveva inserire non era capace. Ecco, cioè stiamo allo sbando proprio. Questa è la storia, però <ride> nella amarezza di queste storie e eh, insomma il dispiacere mio personale, che ho seguito la questione della signora eh, Maria Antonietta. Nascono delle proposte che sono proposte di buonsenso che non hanno un colore politico. Cioè ah, certo. è evidente che se io sto male sono quello che in prospettiva prima andrò al pronto soccorso Beh, ok. e avrò bisogno di cure ospedaliere. Allora mandare prima le persone con un codice rosso, proprio come succede quando tu stai male e vai certo. entri in un pronto soccorso con un codice rosso a fare il tampone e dare la priorità nella risposta a quel tampone, mm -hmm. cioè in 24-48 ore massimo, vuol dire anche avere il tempo, a differenza di quello che è successo in questo caso, nel se è necessario di riorganizzare la rete ospedaliera, cioè, se io so che mi entrano mille tamponi in codice rosso, probabilmente non dico mille, ma 500 di quei tamponi avranno bisogno di un posto letto. E quindi io devo riorganizzare la rete ospedaliera. Cioè, sono cose logiche eh, che invece non vengono prese in considerazione. No. Però. Però devo dire, eh, purtroppo in questo grande dramma quelli che ne subiscono più di tutti in questa fase sono i nostri medici, e i nostri infermieri. Ma ah, questo? Che, assolutamente. Che, che perché fanno si i miracoli i con. Persone, ma noi l'abbiamo <ride> visto anche in casi di cronaca che prendono quell'affare che regge le flebbo e glielo suonano in testa nei pronto-soccorsi perché esplodono. Le persone non ce la fanno più, stanno male perché c'è gente che fa al pronto-soccorso con 40 di febbre, col covid e non viene ascoltata sta lì su una seggiolina con altre milioni di persone che aspettano poi perdono la pazienza gente in, gesti in consulti i, i medici si trovano a gestire non solo la pandemia ma pure le, i, i nervosismi le aggressioni delle, aggressioni, cioè. delle persone e tutto però riconduciamolo alla testa, cioè certamente la non è loro responsabilità. Eh, non è loro respons non è no, la loro responsabilità, eh, onorevole Colosimo, la vorrei dare a un, quello che è successo ieri, cioè l'altro ieri. Mi scusi, venerdì ha aperto un grande centro commerciale a Roma Sud. Un grande centro commerciale con che è, non so quanti milioni di metri quadri, una cosa infinita. 30.000 persone sono andate a, a visitarlo. Un accalcamento, hanno fatto vedere le foto in tutti i telegiornali da tutte le parti. Signori, il Covid c'è, non è finito. Il sì. vaccino non è arrivato. Quando arriverà non lo sappiamo perché lì c'è un altro punto di domanda: i contenitori, i freezer, meno 80: chi ce l'avrà? Non... Ma lo sentite? Allora mettete a rischio la vostra vita per fare il pensierino di Natale. No, su questo bisogna fare cioè, veramente Su questo bisogna fare un appello perché se in questo giorno onorevole lo faccia anche lei sì, perché Sì, no, su questo bisogna fare un appello perché oggi eh, dopo mh, diversi mesi siamo riscesi nel Lazio sotto i duemila contagi giornalieri e questo non vuol dire che siamo in una fase di sicurezza, Ma assolutamente perché no. non lo siamo stati quest'estate queste dove i numeri erano nel Lazio ridicoli. In un secondo, 10, che si è riaperta la e, e, Giravamo e tra allora. i 10 e i 50 contagi eh. al giorno e in due settimane siamo esplosi, esplosi a 1.500, Quindi partire da 2.000, sottoporci a cose tipo quelle, vuol dire in pochissimo tempo ritornare peggio di prima. Pe peggio di prima. Peggio. La nostra rete ospedaliera ad oggi ha 5.000 posti letto Covid. Ne sì. abbiamo occupati circa 3.000, se noi ne aggiungiamo 5.000 è finita. È fini. Cioè, nel senso su questo io veramente faccio un appello anche a chi cerca un po' di normalità, non è ancora il momento della no. normalità. Bisogna convivere con questo virus, con le regole che abbiamo eh, imparato purtroppo e lo dobbiamo fare soprattutto per tutte quelle categorie che non possono eh, continuare a lavorare, eh perché certo. la nostra responsabilità ricade su tutti quelli che non possono fare. Il loro eh, lavoro e quindi magari hanno problemi economici e così via. Quindi L'appello agli italiani e soprattutto ai miei eh, cittadini regionali è di fare attenzione. E, mh, la catena famosa di low cost non scappa, rimane lì anche. Cioè, <ride> non ce la porta nessuno, oramai è aperto anche il giorno dopo. <ride> Quindi mh, cerchiamo purtroppo questa è una deriva consumistica. Che... Sì, ma non solo, io sento allora, tante preoccupazioni, tante trasmissioni su come faremo il Natale. Quest'altra cosa la trovo non ridicola di più. Stiamo pensando al Natale, al Capodanno, con quello che sta succedendo nel mondo: con gente che muore ogni secondo, con il Covid che non è per niente finito, anzi, si dubita una terza ondata perché stiamo andando verso il freddo vero che ancora non è iniziato. Fra poco dicembre, gennaio, febbraio, questi sono i tre mesi dove parte l'influenza e c'è cioè il picco ogni anno. Perciò questo picco potrebbe essere aiutato dal Covid a salire ancora di più. Siamo a pensare a Natale, al Capodanno. Io sento persone, rimango basita. Come faremo il capodanno? Vabbè, ma questo allora se siamo così. Poi non ci dobbiamo lamentare se nonna muore, papà muore, ma anche il fidanzato, perché è di oggi il caso di cronaca di una ragazza di 33 anni morta di covid, quindi nessuno può pensare di scamparla. Beh, io sono giovane, no, non è detto perché questo male non lo si conosce. Ancora ci stanno studiando e come vedete, se li state a sentire in televisione i virologi, i medici specialisti, i pneumologi... Ognuno dice la sua, ognuno va un po' per conto suo. Perché secondo voi non c'è uniformità di giudizio? Perché stanno studiando una cosa nuova che all'inizio non sapevano nemmeno come tamponare e cercare di curare. Quindi bisogna essere seri. Io approfitto di questa platea perché non sono assolutamente d'accordo su feste e festini perché poi in trincea ci sono quei poveri medici e tutti gli infermieri e tutti i paramedici che rischiano la vita per comportamenti scorretti da parte dei cittadini. Condivido pienamente, non solo uh, uh, noi stiamo assistendo ad una fase in cui ormai è quasi un anno in cui eh, perdiamo la generazione dei nostri nonni senza nemmeno poterli salutare, certo. perché quello che abbiamo visto accadere nell'RSA o comunque quello che abbiamo visto uh, sulla fascia degli anziani è che purtroppo una, non si può fare il funerale, cioè è proprio un momento difficile e questa generazione eh, che va via senza nemmeno una carezza e poi dall'altro lato c'è chi si occupa Unicamente di come passerà il capodanno. Ovviamente mh, non credo che questa debba essere la chiave di lettura di una uh, comunità nazionale che dovrebbe stringersi intorno a quella generazione, ma penso anche, ripeto, che sia il problema sia soprattutto in prospettiva. Più noi saremo i responsabili, più a pagarne le conseguenze saranno quelle categorie che vengono chiuse per decreto, e certo, eccetera, eccetera, certo. eccetera. Ebbene o male tocca a tutti questa questione. Come no, tocca a no. tutti come no. e ci continuerà a toccare se non si trova una via di mezzo che possa tutelare la salute e, allo stesso tempo, l'economia, che è quello che. Si va raccontando da tempo, ma che di fatto purtroppo ad oggi ancora non c'è. Adesso, per assurdo, gli anziani stanno più al sicuro nella propria abitazione: sì. cioè, con accanto un merito di famiglia che faccia bene il proprio dovere. Non ho niente da dubitare perché abbiamo sentito. Quanti medici di, di famiglia hanno perso la vita per andare a, a visitare pazienti COVID? Uno di Grottaferrata era famosissimo, lo conoscevano tutti, una bravissima persona, anche giovane, 40 anni, è morto di COVID. Perciò gli anziani ce li dobbiamo tenere a casa in questo periodo, con l'ausilio del medico di famiglia, senza cercare di intasare anche il telefono del medico di famiglia, perché poverini pure loro stanno scoppiando, perché magari non conoscendo il male c'è una febbre alta subito, oddio, il Covid che è successo, che cosa ne è successo. Infatti un abbraccio, veramente un grazie lo dobbiamo fare tutti insieme ai medici, medici di famiglia, medici ospedalieri, gli infermieri e perché no, anche le badanti che da sole portano avanti le situazioni difficili di malati a casa, così. come sono gli anziani, perciò è una lotta, questa, questa è diventata una guerra, lo, lo sentite, lo stiamo dicendo da mesi. Questa è una guerra dove anche gli imprenditori stanno rischiando con le proprie tasche per non mandare tutti a casa. E questo gli dobbiamo dire grazie, perché poi la pagnottella a fine mese. Eh questa è Dove la nostra battaglia eh, eh, diciamo guerra. che eh, i nostri nonni stanno andando via in questa guerra e non sono andati via eh, nelle, eh, nelle guerre che hanno vissuto vere e proprie ma se noi non capiamo che questa è eh, la nostra battaglia perché comunque eh, questa pandemia ha cambiato e cambierà per lungo tempo il nostro modo di vivere, la nostra società, la nostra economia comunque tutto sarà diverso il giorno che ci sarà il vaccino anche soltanto la ripresa economica che ci dovrà essere sarà Esattamente quella che c'è stata dopo le guerre. Dobbiamo, per cui noi dobbiamo entrare in questa ottica, in questa tenendo ottica, conto che, che in fin dei conti non ci chiedono di imbracciare armi, ma, no, ma di fare attenzione a delle norme abbastanza basilari. E quindi un io piccolo sacrificio è possibile. Io sorrido no, quando per svago. A volte si accende Canale 5, il nostro concorrente, tra virgolette, <ride> perché noi non, non temiamo nessuno non siamo concorrenti di nessuno. Però voglio dire, il grande fratello che dicono facciamo lo sforzo fino a febbraio a rimanere nella casa. Su ma non si può dire su questa frase in mi questo periodo. Perché proprio è meglio <ride> che non, io mi astenga. Ma non si può dire una frase del genere in questo periodo, facciamo lo sforzo. Però ecco, approfitto e mi collego alla questione del centro commerciale. Que questi sono i messaggi che non aiutano, eh, certo. cioè, se l'idea eh, di sforzo comunitario è eh, rimanere dentro la casa piuttosto che fare tre ore di fila davanti a un centro commerciale, forse eh, dobbiamo rivedere la nostra scala dei valori. Io questo sì, lo dico eh, con, con molta consapevolezza e anche con molta amarezza perché purtroppo i primi a mancare in questa scala dei valori sono i miei coetanei. Spesso. Assolutamente, e tra l'altro, monito anche i cittadini che si meravigliano. E mandano in consiglio di disciplina giornali o anche trasmissioni televisive, mi capita spesso di vederlo per lavoro. Eh, immagini cruente, non dovevate far vedere le bare, non dovevate far vedere questa e quella. No, secondo me invece è troppo poco, perché il cittadino deve essere responsabilizzato e deve vedere quello che succede. Se tutti si facessero, soprattutto i negazionisti, un girettino dentro le sale di rianimazione, forse ma dico forse cambierebbero idea, mm. perché la situazione è veramente triste, grave, e poi questo è un male tremendo che ti fa morire da solo, cioè da solo non hai contatti con nessuno, perché quando arrivano gli infermieri, i medici, sono tutti bardati, che neanche si riconosce chi è all'interno, è un male tremendo. Quindi vogliamoci bene, ringraziamo Dio che possiamo avere il cibo sulla tavola, possiamo avere un lavoro, possiamo avere i familiari, anche se lontani. Teniamo duro e andiamo avanti, andiamo avanti. Però sollecitiamo la politica perché poi quando è notte poi si fa pure mattina, si eh. dice a Roma, no? Anche se ci vedono da Milano a Palermo, Sardegna, però questo detto lo conoscono un po' <ride> tutti. Cioè, dopo la pandemia dovremmo fare i conti con chi ha amministrato. È evidente che e per non esempio... ha messo nella giusta condizione di vivere una vita decente. È evidente che per esempio sulle terapie intensive eh, i numeri che ci sono in Italia sono numeri che non ci sono nel resto d'Europa, quindi sì. se si deve investire in sanità si deve investire in questo senso, Assolutamente. perché se altre nazioni eh, europee e del mondo hanno potuto vivere più serenamente questa fase è unicamente perché il loro sistema sanitario era più pronto. Certo, perché la certo. verità è che questa è una malattia che in alcuni casi è gravissima, per fortuna nella maggior parte dei casi è fatta di asintomatici, per cui tutte le restrizioni sono dovute al fatto che quelli gravissimi avrebbero potuto non trovare un posto letto, certo, non che tutti hanno bisogno di un posto letto. Assolutamente. E questa è la grande differenza tra noi ed altri stati e cioè fino a quando qui i posti letto saranno eh, tagliati e no, la sanità sarà in mano a burocrati perché questo sì, nell'ultimo periodo questo è stata è stato in mano stato. a burocrati, a, a grigi personaggi che stanno con la calcolatrice piuttosto che, che sull'uomo. E questo è quello cui noi andiamo incontro. Non si può fare eh, eh, diciamo, eh, la somma precisa su certi temi perché va sempre in negativo e lo stiamo vedendo certo. sulla nostra Poi pelle. Poi lo sperpero su altre cose. Beh. Mm, Vogliamo parlare delle Se ne vogliamo parlare, ne parliamo delle mascherine. Che fine hanno fatto tutti quei milioni di euro che sono stati spesi per una commessa che è sparita? Non si sa che fine abbia fatto, ve lo diciamo subito dopo la pubblicità. Allora, eccoci di nuovo in studio, in diretta e ci colleghiamo subito con Simone Santoro, famosissimo influencer, youtuber, noto anche Tutubi e. YouTube fa cagare, io ripeto, <ride> quello che no, tu eh. scrivi, milioni, certo. milioni di follower, una cosa incredibile, ti occupi un po' di tutto sul web, hai visto crescere la tua fama di quando hai iniziato a scovare i video fake su YouTube, eh, in chiave assolutamente ironica, anche molto intelligente, dico io. Simone, come mai hai deciso di ehm, aprire un canale di questo tipo e perché? Come ti è nata questa idea? Allora, io eh, era l'estate del 2016 e seguivo questo tipo di format principalmente in America. Mm. Ne ero proprio ossessionato ed affascinato perché là si scannano proprio dalla mattina al alla sera, no? se dicono le peggio sì. cose, là c'è una concezione diversa della libertà di espressione. lì. E quindi ho detto vorrei fare una cosa ovviamente più con uno stile edulcorato, sì. anche qui in Italia perché sembra che manchi... Nell'ecosistema YouTube mm. e quindi l'ho aperto OK. Ma tu prima cosa facevi? Lavoravi in qualche altro settore in un ambito diverso? Studiavi? No, io guarda, eh, studiavo musica ah. saltuariamente. Io, sì, eh, dopo che ho finito il liceo, mi sono iscritto prima ad un corso di eh, composizione musica da film. Poi ah. in generale ho suonicchiato di qua e di là in giro per Roma. Vabbè, insomma, ero, ero tipo un fallito, si potrebbe dire. Si può dire? <ride> a, a voglia! <ride> eh, questo. No, mi viene da ridere avuto... non per la parola fallito, perché in sé è anche triste, no? Ma come tu, diciamo, hai avuto questo scatto da definirti fallito e diventare con milioni di follower dappertutto, che è una cosa incredibile, no? Cioè, Questo fa ben sperare <ride> tutte le persone che si approcciano al web che diciamo, la vita potrebbe cambiare, no? Ovviamente. Io sentivo di, io, io sentivo di avere qualcosa da dire, ma non sapevo ancora il modo giusto per farlo. Io dicevo: ah, Ma io certo. non posso stare qua a, a fare così con le patatine fritte. Io cioè, ho qualcosa da cioè, nulla contro chi lo fa, ovviamente. Ah, Perché, certo. Però sentivo di avere un, un quid e eh, finalmente ho trovato il modo. Senti, esprimere. come descriveresti la tua attività di youtuber? È ormai morente, fallimentare. Perché? Vabbè, io ora mi sono spostato principalmente sulla piattaforma chiamata Twitch, eh sì. dove ogni giorno faccio il Cerbero Podcast e la mia attività principale è quella, è diventata. Ma semplicemente perché YouTube in generale... Sì. Secondo me, eh, cioè, per quello che ho notato, ehm, ha perso molto in interesse sì. da parte dei, della fascia che segue ora invece Twitch. Questo, ehm, diciamo, questo fenomeno è stato studiato anche dalla nostra università, l'Università Cusano, dove la stessa sorte sembrerebbe spettare anche Facebook e Instagram, dove Facebook viene totalmente abbandonato dai giovani a favore di Instagram. È così? Sì, assolutamente, ormai Facebook viene reputato, come si suol dire, un, un covo di boomer, non so ecco, se. Ecco. Sì, sì, capisco eh. bene a cosa ti riferisci. <ride> anche perché questo boomer, questa parola è stata coniata e lanciata dal rapper Fedez e la stanno usando un po' tutti, diciamo, mm. il popolo del web dei cinquantenni viene definito boomer, no, bambinoni, no, mm. che cercano le amicizie su Facebook, ci credono, si esprimono anche in maniera diciamo sempliciotta forse anche infantile no però invece voi che siete belli navigati in tutti i sensi eh, sul web riuscite diciamo a tenere dei profili alti ed avere anche molti seguaci io da giornalista mm -hmm. sono molto interessata all'aspetto che riguarda il video fake tu sai che le, le fake news sono purtroppo il cancro del giornalismo perché non tutti sono capaci a distinguerli, magari giornalisti alle prime armi o giornalisti un po' faciloni che vogliono per forza dare la notizia, poi incappano in quelli che sono anche a volte evidenti fake. Ecco, come eh, sei riuscito tu a trovare un filone per riuscire a identificare proprio esattamente il video fake? Guarda, i video che analizzavo erano principalmente rivolti ad una demografica diversa, cioè a eh, un pubblico magari molto più giovane di bambini che ovviamente non è che stanno ad osservare un video con lo, con lo, stesso, cioè, con 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 lo stesso acume di un ventenne. Sì. Semplicemente mi sono messo ad analizzare questi video, ho notato, ma sempre a, a livello goliardico e semplice perché se parliamo di fake news stiamo parlando di una cosa molto seria se si parla di vera disinformazione. Uno sì. che fa lo scherzo alla ragazza però è tutto preparato, cioè è una stupidaggine. Alla fine io l'ho sempre fatto per ridere, mai con uno scopo di denuncia sociale o per ergermi a giustiziere, cioè, insomma... faceva solo ridere. Diciamo che tu la prendi dal punto di vista ironico, cioè cerchi di scovare i video fake, ma quelli insomma che fanno sorridere, non dove c'è la notizia che può, può eh, diciamo determinare, influenzare l'opinione pubblica, giusto? Quella è una cosa molto più grave. Eh, assolutamente, assolutamente. Ecco mi ricordo di alcuni tuoi video uh, che hai scovato, fake, dell'uomo che diceva che riesce a rimorchiare col Ferrari, eh, l'altro era quanto fosse facile derubare i bambini. Tutti i video falsi, assolutamente. Che invece uh -huh. alcune persone credevano che ci fosse una ricetta no? per rimorchiare la donna facendo vedere il macchinone e tu invece sì. hai dimostrato che erano banalmente delle sciocchezze, così? Sono, sì, sono i classici guru che tentano di vendere come, come vivere, cioè l'insegnamento di vivere, che eh, ci sono molti life coach seri che magari non fanno sì. queste cose così strane, eh, comunque sì. Ecco, io una cosa mi chiedo, ma perché secondo te eh, le persone riescono a credere a questi video eh, fake in modo così semplice, cioè un video del genere, diciamo, non è che bisogna essere molto scafati per capire che è fake. Perché la gente invece si attacca a questo tipo di notizie false? Perché gli danno Ma, un sogno? Me, cioè, qual è la volontà di illudersi gente... che le cose possano cambiare facilmente? Secondo me la gente durante la, loro cioè la sua giornata ha un sacco di cose da fare e spesso sì. magari queste informazioni vengono acquisite in un momento di sovrappensiero o di distrazione. Sia, sia guardare un, vi un video fake o ascoltare qualcuno che dice boiate eh, sui social. Eh, se lo si fa eh, senza una, una, proprio un, un cervello acceso al 100%, con lo spirito critico proprio focalizzato, si tende a, ad assorbire informazioni anche false. Ecco un'altra cosa ti vorrei chiedere: tu sei stato definito in passato il giustiziere di YouTube Italia per quale motivo? Eh, perché appunto scovavo chi eh, magari eh, promuoveva siti truffaldini, che è già è una cosa un po' più grave di fare un video fake. Eh, perché venivo visto come quello che smascherava chi cercava in qualche modo di, eh, si può dire, vabbè, metterlo nel di dietro a, al prossimo, specie sì. a chi lo seguiva, cioè proprio come ad esempio proprio, truffe a tutti i suoi fan. Ecco, questo no, invece ha, ha un'utilità sociale anche importante, perché insomma, eh, redarguire e far vedere alle persone che queste sono truffe e gladanti è un servizio che tu offri anche importante. Infatti i video fake si parla del 2016, poi nel 2017 c'è stata un po' la svolta su questi altri temi, eh, che sì, erano sicuramente più rilevanti. Certo, tu sei anche uno streamer di Twitch con il canale Cerbero, ecco, di cosa ti occupi su quella piattaforma? Ma lì andiamo in live tutti i giorni alle 15 alle 21, eh, parliamo di tutto, cioè di attualità. Uh, politica, religione, problemi sociali, facciamo interviste. Uh, tu tutto quello che potrebbe diventare un link, noi lo mettiamo nel nostro gruppo Cesoi link. Mm. E, <ride> e ne usufruiamo durante la trasmissione e commentiamo. E quante persone ti seguono su Twitch quando fai questi collegamenti? Ah, abbiamo di follower, siamo sui 160.000, ora non so se erro. Però sì. durante le dirette abbiamo una media dai 5.000 ai 6.000 spettatori fissi ogni giorno. Perciò tu ti rendi conto che hai un ruolo molto importante? Perché insomma sono eh no, tante ma... persone, eh? Io so che in confronto magari agli share della TV, 5.000 persone magari sono poche. Sì. Le TV quelle magari, cioè intendo quelle... media Mediaset, uh, certo. Mainstream. Sì, sì, certo. Uh, però 5.000-6.000 persone per un ragazzo, comunque tre, tre ragazzi che hanno creduto in un'idea, semplicemente sì. sedersi in, in, in un tavolo con tre microfoni e discutere come se fossimo al bar, certo. e a, adesso ci ha, ci ha portato ad influenzare una generazione. Eh, assolutamente. Ma questo vi dà anche modo di guadagnare, perché avere un impegno così importante tutti i giorni per 5-6 ore deve avere anche un riscontro economico. Beh sì, diciamo che non è che lo facciamo per la gloria, eh, anche perché appunto eh, impegnarsi così eh, tutti i giorni, perché non è, non è solo il tempo in cui sta in live, è anche la preparazione della eh, live certo. stessa. Noi, se, credo, se parli di politica non è che... Cioè, andiamo due volte al giorno in live. Quindi sono due live al giorno da preparare. Sono non, tanti. Non, praticamente noi stacchiamo solo il weekend e poi riprendiamo a pieno regime. Siete in tre. E, sì, 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 siamo in tre, sì. ci aiutiamo. Abbiamo una sorta di team. Ora abbiamo addirittura aperto. Cioè, ovviamente, eh, il Cerbero è diventato una SRLS. Sì. Abbiamo un dipendente addirittura appena assunto. È una storia di imprenditorialità. Alla fine. Sì. Avete un... Cioè, possiamo dire più o meno quanto guadagnate. Eh? Guarda, eh, noi abbiamo sui 6.000 abbonamenti. E ogni abbonamento ci arriva 3,50 euro. Fatevi voi i calcoli. Beh, io non sono brava in matematica. Aiutami tu, <ride> eh, non si... lo so nemmeno io. <ride> allora <ride> lo faranno a casa da soli il conto. Comunque, sì. insomma. Siamo su degli stipendi medi facendo qualcosa che ti diverte, no? Non andando mi al diverte. lavoro fisicamente, stando diciamo al sicuro con, contro il covid tenendolo lontano perché stai a casa tua. E l'unica cosa che così sono molto curiosa, le fonti, perché tu mi dici che parli di tutto, di politica, eh, di sanità, dato che sono argomenti molto importanti e dare delle idee magari... Un po' particolari può travisare l'opinione pubblica, può avere insomma delle conseguenze anche importanti. Ecco quelle fonti quali sono? I giornali? Eh... I, sì, I maggiori giornali italiani. Non, non abbiamo delle distinzioni né in una lista nera. Eh, dove c'è una notizia la commentiamo consci di dove la stiamo prendendo. Ormai tutti, sa cioè, bene sì. o male, sappiamo quali, quali fonti sono di parte e quali no. E poi le disaminiamo attraverso proprio la, cioè il nostro discorso, ma noi non abbiamo la pretesa di fare informazione, noi, ah, okay. offriamo, il nostro, cioè, noi offriamo la nostra interpretazione, ma non sì. è detto che sia la, la realtà, mica siamo un telegiornale. Senti dalla regia che sono più veloci di me perché <ride> con i numeri hanno più dimestichezza, mi dicono che siamo intorno ai 3.000 euro al mese per uno. Sì, poi sì, ci sono dei periodi 21 21 diviso 3 sì. Eh, è Federico che mi sta parlando della regia. 21.000 diviso 3 quanto sono viene? 7. 7 per 3 sono 7.000 Eh beh, allora non è non si vende stiamo parlando di eh, bei livelli. non immaginate, non vi immaginate le tasse. Non vi immaginate? Le tasse non sono quelle ah, no, che quello regionale. sono d'accordo con te, perché lo sa chi apre partita IVA che paga ancora prima di ricevere, no? Noi Questo abbiamo un'azienda, siamo i più tassati d'Europa. Esatto, sì, le tasse sono molto alte. Noi, essendo in tre, abbiamo aperto un'azienda. abbiamo ah, fatto Certo, prima certo. Vabbè, ah eh, è carino sapere che con niente, diciamo, ma con, usando il proprio intelletto, siete riusciti a portare avanti una cosa carina, che diverte, ma anche informa, perché lo fate con garbo, ovviamente anche voi avrete gli haters. Eh, tantissimo, sì. perché spesso ci esponiamo con le nostre personalissime e soggettive idee e chi non è d'accordo ci insulta, ma tanto ormai io ci ho fatto il callo, cioè... Non, non, Senti, non mi scalfiscono minimamente. Non, non vi scaffi... Vabbè, giustamente. Voi avete detto che avete occhio anche al trash. Chi è un personaggio trash che avete invitato nelle vostre nelle vostre trasmissioni, così possiamo chiamarle, no? queste dirette da Twitch. Quando, chi è un personaggio trash? Diciamo che uh, specificando che io per trash intenda esclusivamente un, ag un aggettivo positivo, sì. Eh, io eh, reputerei il più grande trashman dell'ultimo mese Don Vito. Ah sì? Perché cosa ha fatto? Don Vito, sì. Che cosa Beh, ha fatto? Vabbè, per noi che non siamo youtuber scafati. Lo, ma lo conoscete in studio Don Vito? No, forse lo conosce Federico. Io sinceramente no, è anche l'onorevole Golosimo. Non pervenuto per noi, <ride> è, un po', è un po' difficile spiegare Don Vito perché lui, lui stesso si autodefinisce de come Dio in terra ah, e ecco. fa delle cose strane. E è, è troppo difficile da descrivere, ma è, è, di è diventato dall'essere uno dei personaggi buoni del nostro universo del cerbero a uno dei più malvagi. Un'evoluzione che, che nemmeno Shakespeare. Perciò, insomma, è sempre un personaggio del web, ecco. Certo, certo. Eh, ovviamente, ovviamente. Beh, insomma, eh, noi più adulti dobbiamo farti i complimenti perché veramente hai inventato una professione che diverte in questo periodo, informa anche a modo vostro, perché tu dici: avete le vostre idee, giustamente, siamo in democrazia, ognuno ha le proprie idee. L'importante è che non tocchiate temi caldi, molto seri, tipo questi che stiamo vivendo, perché ironizzare su quello che stiamo vivendo non, non sarebbe il caso, ma so che sicuramente questa cosa non vi riguarda. Ti staranno vedendo in tutta Italia, tutti i tuoi coetanei, i giovani, questa pure è un'università eh, telematica, cioè anche in presenza, ma insomma telematica di, di gente giovane che sicuramente avrà curiosità poi di venire a vedere che cosa fai. E io niente, ti auguro tanta fortuna ancora con il tuo canale, con tutto quello che stai Grazie. facendo perché sei una persona simpatica e propositiva. Anche l'onorevole Colosimo ti stava guardando con curiosità. Ma quanti anni ha? Eh, ecco, ti, ti ha fatto una domanda eh... Simone, quanti anni hai? Io ne ho sempre dimostrati molti di più, purtroppo, mi sono venuti i capelli bianchi a 18 anni. Eh. Ora ne ho 27. E eh, allora sei giovanissimo, dai. Là sono io che sono ufficialmente vecchia perché non conosco né Don Vito né Twitch, quindi <ride> mi devo ritirare a Allora, l'onorevole è poco più grande faccio di te, faccio una dichiarazione pubblica. Eh, ecco, ti studiare. do questo scoop, però dice nata vecchia, si diceva una volta. Devo studiare. Si può sempre recuperare. verrò a cioè, studiare sul tuo canale, allora. <ride> Abbiamo creato una sinergia. Ecco, i ragazzi quando parli di Twitch e di queste cose, sono super esperti. Noi più adulti, ovviamente io più adulta sicuramente <ride> di Simone Santoro ma anche dell'onorevole Colosimo eh, diciamo ci dobbiamo aggiornare su queste che sono le nuove realtà simpatiche vivaci e eh, di iniziativa perché l'imprenditoria non è solo a grandi livelli è anche a piccoli livelli che però riescono a dare grandi risultati come sta dimostrando Simone Santoro con il suo Cerbero giusto? Sì, c'è allora, però io ti ringrazio infinitamente, ti seguirò perché sono curiosa a questo punto di vedere, le ho viste delle cose, ma insomma voglio vedere di più per capire a fondo anche questo mondo. Ti auguro veramente un in bocca al lupo grande da parte nostra e buon lavoro. Grazie Simone per questo collegamento. Ciao, grazie, ciao. grazie, grazie a voi. Ciao. 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 Allora, eccoci di nuovo in studio. Penso, Federico, dobbiamo dare la linea al TG? Sì, ok, io prendo ordini dal mio regista, <ride> che è sempre così attento e sta con la messa in onda a comunicare se dobbiamo passare alla linea al TG. Sì, allora passiamo alla linea al TG, ci vediamo subito dopo. Grazie. Allora eccoci di nuovo in diretta con l'onorevole Chiara Colosimo del Consiglio regionale della Regione Lazio. Ecco, le abbiamo chiesto la storia della partita di mascherine che erano state ordinate e che non sono mai arrivate. Come è andata a finire? Perché di soldi ne sono stati spesi tanti. Purtroppo non è finita, nel senso che ci sono quattro procure italiane che indagano, una che indaga a Lugano e al momento non sono rientrati, è rientrato un milione sui 14 usciti. E questa è una delle storie che durante questa pandemia ci dimostra eh, come purtroppo alcuni i grandi sconvolgimenti chiamano i grandi furbi o sì. eh, per essere buoni, perché in eh questo beh, caso sì, eh. si è molto buoni nel chiamarli furbi. Questa è una storia che eh, io ho scoperto spulciando le determine della Regione Lazio, dove semplicemente per farla proprio brevissima, per chi non la conoscesse, io sono andata a controllare questo. 100 milioni che venivano dati in affidamento diretto per la pandemia che dovevano essere utilizzati in, princi in, in modo principale per eh, tutto quello che riguardava i dp, i pp e quindi tutte quelle eh, eh, cose che abbiamo imparato a conoscere, quindi dalla mascherina sì. ai calzari, ai camici sì, sì, e tutto questo cosa succede? Che tra queste determine mi cade l'occhio su quella più grande che era un affidamento diretto a una società eh, di lampadine che ehm, aveva un capitale sociale minimo di 10.000 euro 10 ma euro, che riceveva sì. mh, una commessa per un totale di tre determine eh, di 36 milioni di euro, ecco. con tre acconti diversi del 50%, quindi per un totale di 14.000 euro di acconto. Cosa succede? Che tra le determine, oltre a trovare l'affidamento, trovo due revoche su tre. Mi insospettisco perché dico Beh. come mai vengono revocate in piena pandemia, perché eravamo a marzo, eh quindi sì. ovviamente dico come mai vengono revocate, che non c'è più bisogno di queste mascherine. Sottolineo che erano mascherine FFP2 ed FFP3, quindi mascherine che dovevano andare al nostro personale sanitario, eh certo. Non, quindi noi stavamo lasciando a mani nude ad affrontare il virus la prima linea di questa guerra. A quel punto mi vado a leggere questa revoca e eh, ringrazio ancora i miei collaboratori che hanno fatto un lavoro straordinario in quel periodo e, e trovo delle cose che lasciano diciamo esterefatti, cioè la regione scriveva che la società era inadempiente. Non rispondeva ai solleciti via PEC e addirittura che aveva, questa qui ricorda un altro caso purtroppo, comunicato un volo aereo, rivelatesi poi vuoto, con cui dovevano arrivare queste mascherine. Questi motivi portavano alla revoca di queste determine. Quando io trovo eh, questa, queste determine faccio un'interrogazione come mio dovere da consigliere regionale. E eh certo. La regione mi risponde, eh, non facendo parlare inizialmente il presidente Zingaretti che su queste cose è sempre molto vago, mh, che, eh. semplicemente, <ride> che semplicemente era una fake news, al ah. che io mi incaponisco perché dico scusate ah, allora se questa è una fake news voi avete scritto una fake news su un atto ufficiale della regione eh, perché certo. sta scritto nella determina quello che io ho raccontato e ho riportato in interrogazione. Ascoltate bene, è verità. A quel punto, eh, quando hanno capito che la questione della fake news non funzionava, perché io non mi sono fermata e ho continuato a denunciare, eh, ho fatto un totale di 5 interrogazioni su questa storia, cosa fanno? Che la parte eh, che anche i grandi media che si sono eh, um, occupati di questo tema non hanno voluto raccontare e che approfitto eh, di voi per raccontare perché purtroppo è verità ed è il motivo per cui c'è ancora un'indagine in corso, novano il contratto. Per capirci dalla revoca gliene fanno uno nuovo, annullando mm. le penali e dicendo "No, ma ci siamo sbagliati nella valutazione, adesso ce le portano". Peccato primo che non sono mai arrivate comunque. Eh no. Secondo che per fare questa operazione mettono in ballo una polizza assicurativa. Io resto perplessa quando sento di questa polizza assicurativa perché mi domando chi è l'assicuratore che con una società con un capitale sociale minimo di 10.000 euro assicura per 36 milioni, un pazzo. Eh certo. E quindi faccio una cosa semplicissima, esattamente come era semplicissimo guardare la visura camerale di questa società, telefono all'IVAS, che è l'ente che si occupa delle assicurazioni, e scopro che questa eh, polizza era falsa. Pure. Cioè, che la società che aveva emesso questa polizza non era iscritta all'IVAS. A quel punto.. Faccio un banalissimo controllo su Google, scrivendo il nome del titolare di questa società e scopro che il titolare di questa società risulta imputato in un processo per camorra. Questa è ehm, la parte, a mio avviso, più scandalosa di questa storia, perché tutti ci siamo indegnati per aver buttato in un momento di pandemia 14 milioni di euro. Ma la domanda che io ho fatto al presidente Zingaretti e alla quale ancora aspetto risposta è che credibilità può avere in un'istituzione quando in un momento di pandemia tu non controlli nemmeno, non dico la società chi è, ma la, se la polizza è vera o falsa. Il nome che io ho trovato della persona mi è uscito in un rapporto dello Stato, delle mafie nel Lazio. C'è una roba che ha scritto la regione stessa e tu hai accettato un pezzo di carta da una persona di quel tipo senza nessuna verifica preliminare? Questo ricordiamocelo mentre c'era l'emergenza pandemica, i medici si lamentavano giustamente perché senza materia e noi stanziavamo la stessa cifra che abbiamo buttato per gli aiuti alimentari. C'è una persona comune, si trova senza lavoro, in lockdown. Magari a me è capitato, perché ho fatto il, il volontario della protezione civile in quel periodo, a dare da mangiare pasta ai propri figli a colazione, perché quella ti potevi permettere, certo. e scopri che qualcuno ha beffato l'istituzione che ti dovrebbe governare e tutelare? Su questa cosa io sono diventata pazza e divento pazza ogni volta che ne parlo, perché mi sento anche io... Pur non colpevole, sotto un certo punto di vista macchiata da questa storia. Certo. cosa ha fatto poi, a parte le denunce che, ovvie che sono state fatte? Ho fatto cinque interrogazioni. Contestualmente ho fatto un esposto di cui non ho detto nulla fino al giorno in cui il Presidente Zingaretti non è venuto a riferire in aula, perché era mio dovere di consigliere regionale procedere sotto il punto di vista, diciamo, eh, de, de, del posto in cui siedo, ma da cittadina mi sono eh sentita certo. di fare un esposto alla Procura della Repubblica per dire. Scusate, ma tutto normale? Cioè, questa certo. storia è normale? Così Con l'esposto, allora Zingaretti si accorge? Con l'esposto, il presidente Zingaretti è venuto in aula. Calcolate mm. che questa mia denuncia è del 7 di aprile. Lui torna in aula il 14 di aprile e dice: Ringrazio l'opposizione per aver vigilato. Faceva l'ironico. Non so che cosa voleva fare e mi dicevano hai visto ti hanno dato ragione, dico sì, prima mi hanno detto che raccontavo bufale, eh. poi mi hanno detto che facevo la sciacalla, su... poi adesso ci, mi ringrazia per aver vigilato, io mh, penso di aver fatto unicamente il mio dovere e penso che il problema è che chi non ha fatto il suo dovere, cioè quelli che hanno permesso questa roba sia ancora lì, perché lì qualcuno ha mancato. Vabbè, la magistratura farà il suo corso, mi auguro, ovviamente hanno tante cose da fare. Sicuramente farà il suo corso perché lo deve innanzitutto... Pieni, però speriamo che insomma, questa cosa venga alla luce perché è veramente scandalosa. Io sono scandalosa. sicura che farà Se il suo corso. Se si costruiva un altro ospedale, cioè con i soldi usati per dare gli acconti per l'acquisto delle mascherine, ci costruiamo un altro ospedale. Cioè. Io sono sicura che farà il suo corso perché è una cosa veramente... Mm. Troppo Tro esatto, troppo, troppo. troppo. diciamo. È, è anche quando la racconto è anche difficile. È incredibile da mm. credere. Sì, incredibile. Io, man mano che trovavo le carte, dicevo: no, no, è, sì, cioè, sì. Non sì, sì, sì. è possibile, um, è incredibile. È incredibile, però la cosa più triste di questa storia ripeto: è quella che è stata meno raccontata. Secondo me, perché eh. durante una pandemia uh, può anche succedere che tu fai un errore, mm, mm, mm. ma se tu Quell'errore cerchi di nasconderlo. A me viene il dubbio che tu quell'errore l'hai fatto in cattiva fede. E certo. Beh, insomma, se tanto mi dà tanto. No? E quel è... dubbio spero me lo possa togliere la magistratura. Eh, speriamo di sì. Però sui giornali neanche io l'ho vista questa notizia, sono sincera. No, l'ha riportata a un quotidiano di recente eh, perché io ho fatto girare il video in cui dicevo, eh, lei sa, presidente. Che il titolare della polizza inesistente è imputato in un processo per camorra? Io Qual sono... era questo quotidiano che l'ha riportata? Il tempo. Il tempo perché io eh, sono diciamo, appartenente al gruppo di Fratelli d'Italia e da sempre, eh, il 19 di luglio, eh, vado a Palermo, no? alla fiaccolata per Borsellino. Sì. E quindi questa cosa mi ha messo i brividi. Ebbè. Mi ha messo i brividi perché ho pensato a tutte le volte che ho attraversato quella città, in quel silenzio, eh, acceso soltanto dalle fiaccole. E, dico ma allora io ho sbagliato, cioè nel senso allora se, se queste persone entrano con questa facilità all'interno dell'istituzione, poi al netto se lui sia colpevole o no, certo. ma non, non ci deve essere nemmeno il dubbio su chi si avvicina a un'istituzione, altrimenti è inutile che poi noi andiamo a istituire le giornate del ricordo per le certo, vittime contro la mafia, certo. cioè ci sono delle cose su cui non si può transigere. lo sperpero dei soldi pubblici è sicuramente una di quelle, ma il dubbio, che la criminalità organizzata possa accedere agli nostri uffici e a quelli che ci dovrebbero governare e tutelare è una cosa che non può essere. Non è la prima volta che succede Purtroppo perché di no. scandali ne abbiamo avuti parecchi in Italia su mafia e camorra che riescono a penetrare all'interno delle istituzioni e non sarà nemmeno l'ultima, però se ognuno fa il proprio dovere, come sta facendo l'Onorevole Colosimo, Grazie. di combatterla, forse alla fine qualcosa si riesce a ottenere. E a questo proposito, Circolano delle voci sul Toto prossimo sindaco di Roma, era stato proposto il nome di Bertolaso, prima Rampelli, poi Cassato, adesso Bertolaso. La Meloni invece ha tirato fuori la proposta che vorrebbe proprio Chiara Colosimo. <ride> eh, Chiara Colosimo, che dice a proposito di questa proposta di futuro sindaco di Roma? Allora, per me e eh, penso per tutti quelli che fanno politica a Roma e che amano la propria città, è un onore anche soltanto che il mio nome venga accostato a questa ipotesi. Dopodiché, io credo che sia fondamentale dopo la Raggi eh, mettere in campo una persona ed una squadra. Eh, che ridiano dignità a questa città. Certo. Sono sicura, eh, per come conosco Giorgia Meloni, che farà la scelta migliore, eh, che può e deve essere diciamo, comunque di tutta la coalizione, perché non dobbiamo fare eh, errori che sono stati purtroppo fatti da altri, eh, nello specifico certo. eh, nell'ultima volta, perché veramente... Mm, su Roma va fatto un lavoro uh, generale eh, che non è soltanto quello della singola buca o della sporcizia no. che vediamo tutti. Roma ha bisogno di ricominciare a sognare e a parlare in grande. Ma Roma non come... è la capitale d'Italia, è l'Italia, esatto. è la vetrina del mondo. Quindi è assurdo che nella nostra città dobbiamo vedere degli scempi che vediamo quotidianamente filmati dalle iniziative dei cittadini con i loro telefonini oppure dei singoli politici che stanno veramente su strada è inconcepibile la sede del governo, la sede di tutto che sia a livello di terzo mondo, cioè questo è inconcepibile. Sì, per noi è inconcepibile perché insomma, qua batte il nostro cuore, eh, qua abbiamo mosso i primi passi sia io che Giorgia e qua continueremo a combattere eh, la buona battaglia de, di un'amministrazione perlomeno decente. Certo. Per lo meno decente, che è sicuramente quello che è mancato, perché ormai si fa passare una normale pulizia di un parco come una, una sì, questione come eccezionale. Quando, insomma, come sarebbe... quando abbiamo visto e siamo andati sui giornali di tutta Italia e in tutti i rotocalchi eh, vedere eh, i, le persone che stanno in carcere con i pulmini andare a pulire i giardini, che dispendio di poliziotti. Assurdo, perché ce n'erano almeno 50 che li dovevano controllare che facessero il loro lavoro e non scappassero. Abbiamo visto delle, delle Roma. iniziative assurde. Roma ormai è una specie di mondo a sé stante eh sì. e dove comandano eh, i ratti sì, e <ride> sì, quelli la fanno da padrone. E Abbiamo superato pure l'Olanda che lo dire è ben fornita proprio. E l'illegalità perché, poi, di fatto, adesso in questo periodo a maggior ragione noi ci rendiamo conto di come fossimo abituati al commercio abusivo, adesso che non ci sono i turisti, non c'è più, di come fossimo <ride> abituati a tutta una serie di meccanismi. E, e sul trasporto pubblico locale sulle politiche sociali folle folle per una città come questa dopodiché io mi auguro e questo è un appello che secondo me dovrebbero fare tutte le forze politiche indistintamente eh, eh, da, da chi poi governerà che Roma possa avere i poteri e le risorse per fare il salto di qualità perché continuare a pensare che Roma si possa gestire ugualmente a Cassino di, per rimanere nel Lazio è una, semplicemente una follia. Non succede in nessuna capitale d'Europa. È, è una cosa impossibile. Non solo per il numero di abitanti, ma per l'indotto, per il lustro che una capitale deve avere. Deve avere Quindi questa certo. è la prima battaglia che va fatta. Chiunque sia il sindaco. Speriamo ovviamente sia un sindaco. Il se verrà portato avanti il suo nome, onorevole Colossi, io sono candidata come sindaco di Roma. Io sono, io sono un soldato, se, se qualcuno chiama rispondo. risponde. Spero vivamente comunque eh, che si possa fare, comunque in ogni caso farò la mia parte in questa campagna elettorale, qualunque sia il mio ruolo, sia che sia di prima linea, che sia come ho sempre fatto eh, di gestione della campagna elettorale in altro ruolo, comunque ci sarò perché credo che Roma abbia bisogno di noi. Grazie a Chiara Colosi, poi diamo la linea alla pubblicità e poi di nuovo in studio con l'ultima parte di Rotocalco. Eccoci di nuovo in diretta e adesso è il momento di raccontarvi una storia vera, una storia molto bella. Eh, ci colleghiamo subito con Fabio Lamalfa, che è un istruttore di judo. Buonasera Fabio, ben trovato. Buonasera e a tutti. Insieme a lui ripor riporcorreremo la strada che ha affrontato Simone. Simone è un ragazzo down che un giorno decide eh, che il, il judo sarà il suo sport. Lo ama e lo vuole... Intraprendere a tutti i costi. Fabio si trova davanti questo studente particolare, però decide di accogliere la sua domanda. È così, Fabio? Sì, è iniziata proprio per caso la storia con Simone ed è iniziata come hai detto tu: perché anche la famiglia, alla sua richiesta di fare uno sport magari poco comune rispetto ad altri, ha detto perché no. E quindi la stessa risposta l'abbiamo data noi poi. Eccolo. e questo è stato argomento, lo mostra la camera, delle avventure di Simone, che è il libro appunto di Fabio Lamalfa, dove vengono ripercorse tutte le tappe della storia di Simone anche in maniera molto carina perché con l'ausilio dei fumetti che sono stati disegnati appunto da eh, Andrea Di noi e lo staff appunto che ha lavorato alla pubblicazione di questo libro. Tra l'altro Simone e Fabio non solo ha intrapreso il giudo. Ma è diventato cintura nera. È così. Simone ci ha avuto due obiettivi. Il primo, quello della cintura nera: come raccontiamo nel libro, eh, dal primo giorno che è entrato, ha, si è messo subito degli obiettivi molto alti, ma non solo, poi eh, presa la cintura nera, servivano nuovi stimoli. E Simone è stato il primo insegnante di judo riconosciuto dalla Federazione Italiana di Judo, la FITCAM, con sindrome di Down. E quindi, adesso sono quattro anni che Simone insegna judo ai bambini insieme a noi. Cioè una storia incredibile. Un ragazzo Down che decide di, per passione, perché lo ama, ha visto così combattere, di, prendere, di studiare con serietà questa disciplina. Non solo diventa cintura nera di Judo, ma addirittura insegnante riconosciuto dal CONI, che è il primo in Italia a essere diventato insegnante con la sindrome di Down. E tra l'altro. Come mi dicevi tu in una chiacchierata informale, Fabio, ah, riscuote anche molto successo fra i suoi allievi. È così? Riscuote molto successo e soprattutto fa un po' passami il termine, forse un po' forte, una rivoluzione, no? Sì. Nel senso, immaginate questi bambini che, come modello, come maestro, che insomma ha una certa figura per i bimbi, hanno un ragazzo down. Come si comporteranno loro quando avranno magari in classe un ragazzo con de, delle difficoltà? l'associeranno certo. subito al a loro insegnante. Quindi una figura certo. insomma, importante per loro. Certo. Cioè, questo è stato un modo anche per sdoganare diciamo quelle differenze che si creano a volte nelle classi quando viene aggiunto o c'è un bambino down. Questo facilita anche il rapporto fra ragazzi perché poi i ragazzi sono stupendi, riescono ad adattarsi a tutte le situazioni, a farle proprie e a conviverci in maniera semplice e spontanea. La stessa storia che poi ci racconti Fabio, nel libro hai avuto tu da bambino perché eh, sei stato in una classe con, diciamo, mista con ragazzi che avevano bisogno di sostegno e la tua famiglia proprio per cultura e impostazione eh, proprio del loro carattere avevano questa voglia di non Far sentire estranei le persone con eh, qualche problema è così? Io sono cresciuto ehm, praticamente all'istituto Don Orione come scuola, come giochi, e quindi la metà dei miei amici avevano disabilità, chi cognitive, chi fisiche, chi giocava a basket in carrozzina o ecco anche ragazzi down che prima spesso stavano solo negli istituti. E quindi per me, eh, grazie alla mia famiglia insomma, che mi ha educato in questo modo, la diversità era parte della quotidianità. E quindi grazie diciamo, a questa educazione poi dopo no, non ho più visto queste diversità e questo mi ha permesso poi di accogliere tutti in palestra. Ecco, vogliamo puntualizzare anche che visto che il judo è uno sport eh, di lotta, ma diciamo eh, deve essere esercitato nella giusta maniera e non nella vita di tutti i giorni come difesa personale perché può provocare dei colpi anche importanti all'avversario. Vi siete avvalsi di un team di psicologi, di assistenti che hanno diciamo, aiutato Simone in questo percorso? No, Simone ha fatto il suo percorso parallelo, e ecco, sempre grazie alla grande disponibilità della famiglia c'è sempre stato un confronto, insomma, non direttamente in palestra, però ecco il confronto che la prima cosa che ci deve essere con la famiglia, che poi segue vari percorsi, è fondamentale. Certo. Quello che dicevi tu dei colpi, di tutto quello che diciamo che è il giudo, è sempre relativo, cioè il giudo. Per un ragazzo con disabilità deve essere un modo per poi eh, acquisire una certa sicurezza, una certa indipendenza che lo, lo faccia poi inserire nella società. Simone, per esempio, è un ragazzo che attualmente lo riporta anche il libro lavora in un supermercato, quindi si sta creando il suo dipendente nella società. Sì, infatti racconti nel libro anche che si è fidanzato e le prime tappe che erano quelle di i genitori avevano paura di fargli attraversare la strada solo, di fargli prendere i mezzi pubblici, adesso invece lui lavora tranquillamente, fa la sua vita ed ha un grande desiderio di indipendenza, di andare a vivere con la sua fidanzata e anzi è lui che a volte nei tuoi dialoghi con lui ti sprona ad andare avanti e dire che la vita è anche fatta di cose negative bisogna andare avanti e così ma sicuramente Simone ci ha insegnato molto e ci insegna molto perché questa collaborazione è ancora continua certo adesso è un po' complicato perché le palestre sono chiuse e quindi eh, purtroppo. È, è abbastanza difficile poi soprattutto perché ha qualche difficoltà in più insomma questo periodo Certo. Però c'è Grande Grinta, noi riusciamo a tenere diciamo, il gruppo unito, facciamo delle lezioni online e lui, per esempio, su proposta sua, mi ha chiesto lui di collegarsi con il suo gruppo di bambini per fare un pezzo di lezione, per parlarci, perché si rende conto che il suo gruppo è parte del suo lavoro e quindi giustamente... Vuole continuare a tenere unito il suo gruppo. Ecco. Quindi utilizza anche lui Zoom e le varie piattaforme per comunicare sì. con i suoi allievi. È incredibile sì. questo ragazzo! È incredibile! Il libro molto simpatico, che devo dire racconta una storia umana di grande pregio e valore, ma anche dei momenti di larità. Una cosa che mi ha colpito è quando Simone Duei ha organizzato una bellissima vacanza per tutto il gruppo per farli eh, unire ancora di più. Lui la mattina prestissimo si alzava e diceva dato che dobbiamo produrre, faceva mimava il canto del gallo per svegliare tutta la compagnia e l'hanno odiato questo Simone, è così. Era il primo ad alzarsi perché lui aveva una gran Voglia di fare, quindi è diventato un incubo il suo gallo. Mattino, insomma Pensa che me l'ha scritto anche sulla dedica che mi ha fatto sul libro. Sì, e, però, diciamo la cosa più bella che mi ha scritto sul libro, e cioè ce la dedica qui: è, Ti voglio bene a, tu a te che hai creduto sempre in me. Che carino. Che carino. E questa è la, un po' la, la ricetta, no? Ma in generale, a parte del giudo degli insegnanti, no? Cioè. L'allievo che sente che l'insegnante ha fiducia in lui, cioè che ci crede, certo. che può arrivare a degli obiettivi anche che all'inizio per tanti sembravano impossibili. Intorno. Certo, certo. Allora, quando abbiamo portato Simone a fare l'esame della cintura nera noi non abbiamo detto a nessuno che Simone aveva la sindrome di Down perché secondo me era giusto così. Lui si era preparato più degli altri, aveva fatto allenamenti aggiuntivi Duri, perché voleva sì. arrivare... La stessa preparazione degli altri, così è stato. E sono contento che è diventato un po' una prevista perché poi da lì altri genitori ci sono venuti a chiedere qual era il percorso che aveva fatto. E insomma, so che poi hanno fatto lo stesso percorso di Simone e stanno seguendo questa scia, ecco. Ecco, cosa ti senti di dire a tutte le famiglie che hanno un figlio con la sindrome di Down, visto che insomma Simone è riuscito a raggiungere un traguardo così alto come quello di cintura nera e addirittura insegnante riconosciuto dal CONI? Ecco, cosa ti senti di dire? Perché questa pandemia prima o poi speriamo finirà, riapriranno le palestre, rifaremo tutti la vita che facevamo una volta, magari con qualche attenzione in più, ma insomma. Speriamo di riprendere tutto normale. Cosa ti senti di dire alle famiglie che hanno, magari non tutti, sono così aperti ad uscire dalla loro chiusura familiare? Cosa ti senti di, di consigliare, di dire? Ma guarda, ne parlavo proprio con il primario del San Raffaele alla Pisana, che ha fatto una delle prefazioni al libro. E fino a qualche anno fa, insomma, un bel po' di anni fa, quando ero piccolo io, i ragazzi da un facciano solo ceramica. Sì. E, e sembrava che fosse l'unica cosa che potessero fare poi a un certo punto qualcuno ha chiesto di fare altro e lì che bisogna secondarli, dargli fiducia come dicevo e, e poi ognuno trova la, la sua strada ormai certo. insomma, eh, è abbastanza comune la scelta diversificata dello sport l'unica pecca, lasciamelo dire è che purtroppo non tutte le palestre sono inclusive e ancora troppe persone con eh, disabilità ricevono troppi no. E questo io ne ho parlato sia in federazione sia all'Oxen, come ente di promozione sportiva dove collaboro. Eh, nasce tutto dalla formazione: dobbiamo far sì che certo. tutti i maestri, tutti gli insegnanti siano formati per poter accogliere tutti. Perché è giusto che sia così, perché è un loro diritto. Allora io su queste parole ringrazio Fabio Lamalfa, ricordiamo Maestro Di Giudo, e anche non solo per il lavoro che fa per tutte le persone che hanno disabilità, ma anche per questo bel libro che ci ha regalato, L'avventura di Simone, per poter sapere direttamente la storia di questo ragazzo, vedere tanti piccoli aneddoti che ci fanno riflettere e forse ecco questo appello alle palestre di aprirsi anche alle persone con disabilità è giusto perché le famiglie così si sentono più supportate. I ragazzi possono fare veramente passi avanti da gigante, possono fare, eh, sentirsi accettati, fare sport, eh, fa bene alla mente ma va bene soprattutto non solo al corpo ma fa bene anche per andare avanti e superare determinati handicap che possono avere. Grazie Fabio per questo libro che hai scritto con il cuore, per tutto quello che fai per i ragazzi con disabilità. Ti saluto, alla Grazie. prossima. Grazie Fabio Lamarca. Grazie mille. Grazie. Allora, sentito onorevole Colosimo, questa storia che tocca il cuore, questo ragazzo Down che addirittura è diventato insegnante di judo nella Federazione Italiana di Coni. È veramente un passo da gigante. Io vorrei da lei, siamo pochi minuti, no, ancora abbiamo dieci minuti alla chiusura, un suo commento su quello che sta succedendo in Calabria. <ride> Lì c'è gente che Mi dice viene... stavo male. Ero pazzo, ero drogato, non lo so perché l'ho fatto, cioè <ride> delle cose aberranti abbiamo sentito. Mi, mi viene da sorridere ma è un sorriso amaro, amaro perché sì. è veramente andata in scena una delle pagine più tristi, penso, <ride> e più imbarazzanti della politica degli ultimi decenni. Io mh, tra l'altro ho un legame diciamo, familiare perché i miei nonni erano calabresi, i miei, ah, sono nati, ecco. i miei genitori sono nati a Roma, io sono nata a Roma però tre su quattro dei miei nonni erano calabresi e quindi l'estate spesso sono andata in vacanza lì uh, come, come capita a chi ha eh certo. un cugino una famiglia e devo dire che la sanità calabrese non se la passa mh, benissimo no. e, e, e non se la passava benissimo prima del Covid. Figurati adesso con quello che ho visto eh, mi verrebbe da dire eh, che i calabresi si devono affidare diciamo, alla religione, alla eh fede, sì. alla, perché io francamente rimango eh, stupita del fatto che eh, una persona che faccia il commissario, che poi faceva anche ridere, io non so chi di voi ha visto il video, ma immagino più o meno tutti, eh sì, si facesse visto. suggerire dalla signora Maria, che da quello che ho capito, era, cioè, che lo sgridava anche in diretta, ma ti ho detto che ti devi <ride> preparare prima. Cioè, Meglio ridere perché altrimenti la situazione è sembra no, un drammatica. News, è se, cioè, sembra veramente scherzi a parte. Adesso uno non vuole. Eh, quello che poi è successo dopo, però, ha aperto un altro scenario, e cioè che quello non è un caso, evidentemente, quello eh, che no. è accaduto con la nomina di quel commissario, perché quello che è accaduto con i commissari successivi eh, non ha fatto altro che confermare l'inadeguatezza di chi fa queste scelte. Perché. Se di inadeguatezza stiamo parlando poi perché a questo punto non so nemmeno più come definirla. Il problema mh, sanitario è un problema serio, non solo perché tratta della vita dei cittadini, ma perché ci vuole anche un po' di spirito di abnegazione, soprattutto in un periodo come questo in cui tu devi lavorare H24. Certo. Se vuoi, vuoi, devi essere reperibile, stare attento a leggere tutto, approfondire perché tante idee ti possono venire. Invece, qui siamo addirittura a chi? Non sapeva di dover fare il piano, per primo. Secondo eh, pensava di andare a spiegare come gestire una pandemia dicendo che le mascherine non servivano a niente. Il terzo eh, eh, si è fatto ritirare indietro dalla moglie. Poi sono circolate una serie di nomi, tra cui anche un uno dei ehm, direttori generali di una nostra ASL della Regione Lazio, che è Mostarda, che è circolato anche a un lui. certo punto, lui è direttore generale dell'ASL Roma 6 del Lazio, sì. quindi della provincia di Roma. E alla fine adesso uh, sembra che uh, sia stato partorito questo nome e io uh, non so, ho un po' paura di vedere che cosa farà. Che no, cosa sarà. <ride> Perché a questo <ride> punto ci possiamo aspettare di tutto, però veramente battute a parte, la situazione della sanità in Calabria era drammatica già prima, non a caso è una delle regioni commissariate. Commissariate da anni, esattamente come il Lazio, con la piccola differenza uh, di cui discutevamo prima in pausa. Che lì non ci sono nemmeno i professionisti. Non è che non ci sono le strutture, no, non, non ci sono nemmeno niente. i professionisti. Eh. Perché io se sono un medico e se voglio diventare più o meno bravo prendo armi e bagagli e certo. mi trasferisco in un'altra regione. Perché lì con gli strumenti che ho a disposizione al massimo potrò diciamo, <ride> provare a utilizzare una TAC di dieci anni fa. Perché eh questo sì, è il livello sì, anche di tecnologico Eppure ce ne sono nuove, ma sono chiuse dal cielo, fanno imbalsamate dove non c'è nessuno che le tara. Eh, perché abbiamo visto anche questo? Abbiamo visto anche ospedali appena rifatti, lasciati poi crollare, crollare, abbandonati schez. occupati. Abbiamo visto, abbiamo visto cose che non avremmo dovuto vedere, sinceramente, e che purtroppo eh, non aiutano nell'immaginario comune, come eh, dicevamo anche questo la politica, eh nel no. senso che io eh, se mi metto nei panni e mi ci metto sempre perché per rimanere fedele a me stessa mi metto sempre nei panni di chi mi guarda, mi domando ma se <ride> io guardassi questa scena cosa penserei che fanno tutti ski? cioè nel eh senso, beh. poi dopo questo è il succo triste di queste storie, che purtroppo anche quelli che fanno il loro lavoro con serietà vengono accomunati certo, a calderone. Ci o regala bella, queste, bella. Scene, certo. queste scene, francamente, in vereconde. Anche la campagna fa la sua parte, eh, perché abbiamo visto il governatore De Luca. Allora, eh, fare, De Luca, su De Luca, devo dire che eh, è difficile, veramente, farsi un'opinione. Un sì. e poi morto Maradona, un campione mondiale, ok, siamo tutti lì commossi. Non era più però, utile. Voglio dire in strada, ma avete visto quello che hanno fatto. De Luca, una persona eh, che ha fatto la sua fortuna politica su queste sparate, sì. anche che molto sta 24 ore su Facebook a fare le cose. Anche dirette. molto simpatiche in alcuni sì, sì. casi, se non fosse sempre che è un'istituzione che eh, quindi caputo, dovrebbe... Perché non è uno avere. show. Non Ognuno è uno di show. noi ha una vita privata, ecco. ride, e scherza con gli amici, ma quando tu rappresenti un'istituzione ci vuole anche il rispetto per quell'istituzione, per come ci si rivolge alla gente e, e come si porta avanti quel ruolo. Quindi io ho visto addirittura, non so chi l'ha visto, il videogioco sì. di, di, di De Luca che va sul lungomare e deve salciare, cioè, delle cose, voglio dire, boh, anche lì, boh. E tutto questo perché? Perché è consapevole delle condizioni della sanità in Campania e quindi sì. ha provato a fare, uh, ad alzare a zero uh, per tentare di, non si sa bene che cosa, per poi vedere che i tamponi non venivano fatti. Le strutture, i posti letto leggo oggi eh, sono finti quelli che sì, ha dichiarato finti, di aver sì. eh, aperto. E il personale sanitario, come sempre, ci rimette e fa i botti. Fino a quando non appare il caso di malasanità, tristemente noto, di quella persona che è morta nel bagno. E che è stato. Poi adesso tutta l'attenzione si è focalizzata su quel ragazzo che ha ripreso. Il, il vestimento sì, moriva lì, nel bagno anche Voglio lì dire. adesso si può mm, etichettare tutta la classe medica come una eh, barbarie, perché non si è accorto. Ci sarà un benedetto motivo per cui uno non si accorge che una persona sta ma. Cioè quelli sono lì a fare il loro lavoro. Eh, comunque, certo. evidentemente c'è un sistema che non funziona. E purtroppo questo è. Tra l'altro io. Eh, mh, collegandomi al bellissimo collegamento di prima eh, approfitto di te se posso certo. per raccontare mh, la storia di alcuni di questi ragazzi con delle fragilità perché la storia di Simone è una bella storia di integrazione ma diceva giustamente eh, eh, Fabio, Fabio sì. eh, che non è sempre così eh no. e questo è un serio problema ed è un serio problema per chi ha una uh, disabilità lieve, come è quella in questo caso certo, uh, di certo. Simone, che comunque crea dei problemi più che altro psicologici, ma per chi invece ha uh, dei ragazzi con uh, fragilità importanti e quindi parliamo uh, di gravi e gravissimi, cioè persone che sono attaccate uh, per mangiare ad una macchina, per respirare hanno la trachea e così via, che durante questa pandemia uh, sono uh, state abbandonate. Noi, io lo, lo dico e utilizzo tutti i posti che posso per raccontare questa storia perché quando tu ti trovi davanti una madre che per 34 anni ha assistito, eh, 37 anzi ormai 34 è quando l'ho conosciuta, sua figlia allettata e che oggi è costretta a fare notti e giorni perché eh, gli infermieri sono stati chiamati negli ospedali per il Covid e quindi non ci sono più ad assistere questa, sua figlia a casa tu ti rendi conto che questa società ha fallito. Cioè, e che le politiche sanitarie di questa storia. Molto interessante, richiamare immediatamente i medici appena pensionati a lavorare. Questa è una proposta, diciamo, base, nel senso eh sì, che ma purtroppo... In emergenza, tutto, purtroppo... Tutto è consentito. Eh, le, le specializzazioni durano moltissimi anni, eh sì. quindi è evidente che se io ho bisogno di un rianimatore... Certo. O di un anestesista, non posso andare a prendere lo specializzando perché eh rischio no, di fare peggio. Allora, mani, certo. diamogli il massimo quello che io ho proposto. Il bando è ancora aperto, anzi, se qualcuno ci sta uh, uh, ascoltando, approfitto per dire che il bando è ancora aperto perché è stato fatto. E eh, voglio dire, tra virgolette, i la patria Medici, chiama in questo i neopensionati che possono fatemi essere riassorbiti. Fatemi passare questo, questo termine: proprio la patria chiama, nel è senso che certo. eh, si viene ben retribuiti. Io ho chiesto il massimo eh, della, della possibilità, perché è giusto, comunque è un sacrificio, ci si espone a un rischio. Ma noi non possiamo permetterci di non assistere i malati e purtroppo in alcuni casi questo è avvenuto. Assolutamente. E poi vediamo, ecco, abbiamo tra le emergenze dell'emergenza la carenza pure di bombole d'ossigeno. Ma eh, cioè. questa è come la storia di prima delle mascherine. Quando uno è dipendente dall'altrui produzione. Succede anche che scoppia un problema e quindi quelli che producono si tengono il materiale. Certo. Allora non è che uno deve essere per forza antiglobalista o cos'è, è una questione oggettiva. Io devo avere a casa mia tutto quello che mi serve, perché certo. se domani la Germania, piuttosto che l'America, piuttosto che la Cina hanno bisogno di quel materiale prima di darlo a noi, lo utilizzano loro, come certo. è normale che sia in un mercato certo. mondiale, per cui Ringraziamo tutti quelli che si sono le, le aziende che si sono riconvertite in questo periodo di pandemia sì, per darci anche mascherine di cui e bombole d'ossigeno. Stanno facendo il possibile, però la richiesta è talmente alta. Io però, appunto il dito sempre sulla burocrazia perché poi arrivano lettere, dichiarazioni, segnalazioni da parte dei cittadini. Ci sono molte persone purtroppo che dipendono da una bombola d'ossigeno e hanno appunto mm. la respirazione artificiale. Ecco, io quello che non capisco il rinnovo piano. Eh, sanitario dell'ossigeno che prevede che la persona che dipende dalla bomba d'ossigeno ogni tot mesi deve riandare nella struttura ospedaliera di persona di persona, non può essere delegato nessuno o un familiare, comunque non è possibile farlo su internet per riavere attivato il piano sanitario dell'ossigeno. Ma una persona che è cronica, non è che guarisce. Cioè, questa è la stessa teoria che accade sui malati di cui parlavo prima, cioè, cioè il PAI tutto... che sarebbe il piano di assistenza individuale, ogni tot tempo a secondo del tipo di patologia viene rinnovato. Ma se io ho l'atla cioè, purtroppo impossibile no? non, non abbiamo allora, ancora la, la cura solo. per questo. in cioè, tempo di covid dove ci dicono a tutti giustamente stare attenti non avere contatti, non andare agli ospedali non uscite di casa, evitate i contatti mi... poi, poi devo, posso... uscire devo uscire per l'ossigeno devo uscire per l'ossigeno andare a rifare il piano sanitario nella vedere... struttura ospedaliera e non me lo permetti di farlo via oppure internet oppure devo vedere tornare dentro casa Vabbè, mia che sono un che soggetto fragile tra le 20 e le 30 infermiere diverse eh certo. E chissà dove sono state prima, sempre per lavoro, ovviamente, e chissà che cosa mi portano dentro casa. Questa è la situazione attuale. Per cui. Ritornando all'inizio della trasmissione, l'appello a tutta la politica che io faccio per prima e eh che certo. quindi farò io per prima, è di rivedere le nostre posizioni ecco, sulla sanità pubblica. Assolutamente, mettersi questo famoso tavolo no, che esiste nell'idea di tutti ma sul quale si siedono in pochi, in pochi perché quando c'è da rimboccarsi le maniche spariscono tutti. Qui bisogna sedersi attorno a un tavolo, parliamo di Italia, non di Roma, di Regioni, eccetera, e rivedere i piani sanitari perché così come sta la sanità sta esplodendo a danno, primo, dei cittadini e secondo, di chi ci lavora. Medici, paramedici e quant'altro. Magari detto. non affidarsi a chi ha già fallito, tipo il commissario Arcuri, che è evidente che sì, <ride> nonostante cioè, continui a ricevere tali, <ride> mi sembra di cioè, che... puntare sulle stesse persone e poi dare una marea di deleghe alla stessa persona, questo pure è un grande punto di domanda. No, ma poi ne avesse svolta una come... avesse... <ride> i banchi so, a rotelle sono arrivati dopo che le scuole avevano chiuso, e, e il piano per acquistare e, i moduli di terapia intensiva intensiva e il bando è partito il primo ottobre con le terapie intensive già, cioè cose che cioè, cose purtroppo ripeto mondo. come prima è meglio riderci perché altrimenti uno si dovrebbe però fare però visto che le persone che si danno da fare comunque ci sono sì. lei è un esempio, qui studio con noi che si rimboccano le mani, che cercano di andare a fondo alle questioni eh, basta scegliere, dico io no? eh, bisogna scegliere chi ci rappresenta in maniera adeguata, andare tutti a votare quando sarà il momento, eh, non dire un voto di protesta, non voto, no perché per Permette agli altri di andare avanti, quelli magari che tu non gradisci. Perciò andiamo tutti a votare, informiamoci perché leggere, guardare la televisione non è solo un motivo per passare il tempo, ma per capire quello che sta succedendo intorno, perché la televisione ci permette di avere un occhio sul mondo, di vedere seduti da casa propria tutto quello che sta succedendo. E poi avere le proprie idee su chi scegliere per il futuro, no, Onorevole Colosi? Assolutamente. Votare è un dovere oltre che un diritto, quindi va esercitato e in alcune situazioni addirittura si può scegliere ancora la persona, certo, per fortuna. Certo. Quindi, oltre al partito che vi rappresenta, potete scegliere all'interno di quel partito la persona, la persona. che vi rappresenta. Certo. E credo che in questa fase sia fondamentale, non perché uno si debba fare degli spot o cose di questo tipo ma perché i fatti in questo momento valgono, valgono molto di più delle proposte Assolutamente. E, e quando come nel mio caso si portano a termine eh, per esempio la legge sull'autismo dall'opposizione eh, ci si rende conto che si può fare veramente tantissimo cioè, basta avere un po' di tigna certo. dire, certo. per certo. non indietreggiare e credere in quello che si fa contornarsi non solo di politici perché io quella, quella proposta di legge l'ho potuta fare perché al tavolo con me c'erano genitori associazioni certo. professionisti quindi persone che conoscevano la, la materia e che se oggi è legge se oggi un solo di quei bambini che non si poteva permettere le terapie neocomportamentali potrà eh, fare quelle terapie neocomportamentali io credo di aver fatto il mio dovere e sono molto contenta di averlo fatto così Bene, io ringrazio l'onorevole Chiara Colosimo, ricordiamo consigliere della Regione Lazio, esperta di sanità appunto nella Commissione Sanità, ma ringrazio soprattutto voi da casa che ci avete seguito fino adesso. Vi do appuntamento per il prossimo weekend, sabato e domenica, sempre dalle 18.00 alle 20 oppure dalle 19 alle 21 a seconda se la nostra, nostra nel senso la squadra del nostro presidente eh, la Ternana gioca, noi ovviamente diamo la priorità alla squadra di calcio e poi noi spostiamo di un'oretta, niente cambia ma sempre affettuosi con voi soprattutto con tanta voglia di andare avanti grazie alla regia di Federica Iello, ci vediamo il prossimo fine settimana, grazie ancora all'onorevole Colosimo, grazie, all grazie. arrivederci